Siamo tornati in studio ancora, buongiorno, seconda parte di 7 in punto ancora dedicata all'arte dopo il chitarrista, un personaggio che sta facendo molta strada nel cinema italiano. Abbiamo qui con noi Giuseppe Ferlito, buongiorno e benvenuto. Una regista padovano, come Padovano è lo sceneggiatore, no, Contarello della Grande Bellezza. Certo. Abbiamo portato a casa un Oscar dopo 15 anni, dopo Questa La vita è bella. Questa è una grande soddisfazione. Questa è una grande soddisfazione, ma parliamo soprattutto di te. Regista padovano, affermato all'estero, soprattutto in Spagna, e adesso finalmente scoperto anche in Italia. Prestissimo uscirà, tra 10 giorni nemmeno, il tuo primo film da regista in Italia. Presto farà giorno e... una bella soddisfazione. Sì, sono molto contento, è una bella soddisfazione, era un traguardo che aspettavo da molto tempo, sinceramente. Come hai detto tu giustamente, ho fatto con più facilità, sono riuscito a lavorare all'estero che in Italia, e questa sceneggiatura, alla fine, che sono 5 anni che sono passati da quando l'ho scritta, da quando l'ho preparata, da quando siamo riusciti a trovare tutti i finanziamenti, adesso finalmente siamo riusciti nel 2 anni fa a girarla. E poi tra tutto il montaggio, la post-produzione, le musiche, un lavoro enorme, sinceramente. Adesso finalmente il 20 riusciremo a vederlo nelle sale. Film indipendente, produzione Rai Cinema, e sarà distribuito nelle sale, in quelle ufficiali, in quelle che di solito io dico accolgono i film commerciali, possiamo dire così. Sì, cioè è una coproduzione Settima Entertainment con Rai Cinema. Mauro Castellini è il produttore, colui che inizialmente ha creduto nel progetto, e con lui abbiamo sviluppato tutto, e alla fine abbiamo trovato una distribuzione che ha creduto nel progetto, e grazie a un po' di fortuna, chiamiamola così, andiamo nelle sale. È un circuito normale, in verità, non andiamo in quello stretto di film dossier indipendenti. Grazie a Dio andiamo in un circuito normale. Questo quanto è importante per un'opera cinematografica accedere a questi circuiti per decretarne il successo o l'insuccesso? Perché poi alla fine si dice questo film ha avuto un gran successo, però a questa vetrina di grande accesso non arrivano tutti i film, esatto. Ahimè. Arrivano solo alcuni che qualcuno decide che devono arrivare. Sì, sì. E questo però può fare la differenza fondamentale, può decretare l'evidenza di un regista piuttosto che di un attore, è e molto, può anche tenerlo nell'oscurità. È molto complicato. Come tu sai, io ho fatto tutta la gavetta, quindi parto da aiuto regista, inizialmente assistente alla regia, e ho lavorato a tanti film anche in Italia che sfortunatamente non hanno mai trovato un'uscita cinematografica. Non è colpa di qualcuno in particolare, è un po' il sistema nostro italiano che un po' mette in deficit questi progetti, perché o parti già con una distribuzione garantita e questo allora ti rassicura, puoi girare in una certa maniera, oppure molti progetti vengono sviluppati con la speranza domani di trovare una distribuzione. Non è detto, anche se il film è un buon prodotto, che tu la possa trovare, però, e quindi rimani chiuso in un circuito. È sempre una questione di costi. È una questione di costi, è una questione di fiducia nel progetto stesso, di chi lo vede, è una questione di film che ci sono in quel periodo in commercio, in circolazione, magari uno crede in altri film più che nel tuo, perché se la sente così. E quindi è molto delicata, dipende se hai un nome che ti aiuta da un punto di vista di immagine, perché la gente si fida ad andare a vedere un film dove... Sì, anche se poi magari è un remake dell'opera precedente, perché ci sono, esatto, tanti, non me ne vogliano coloro che hanno successo al botteghino, ma io vedo alcuni casi che hanno un film felice e poi continuano a sfruttare un filone che è una specie di ricopiatura riscaldata, sì, e il pubblico continua a darne l'assenso quasi in maniera automatica, ma in realtà magari era buona solo l'opera prima. Infatti, infatti è vero, è vero. È difficile, è difficile. Io, anche se devo dire la verità, anche in altri paesi ci troviamo nella stessa situazione. Il mio primo film che feci come sceneggiatore, 88, in Spagna, abbiamo incontrato le stesse difficoltà, cioè non avevamo non avevamo la distribuzione a priori, che è una condizione fondamentale sine qua non per poter lavorare anche in maniera distesa, perché tu sai che se stai girando un film e già hai la sicurezza che il film avrà, anche se un circuito piccolo, ma verrà distribuito, ti senti a tuo agio anche nel dirigere un'intera troupe, perché sennò sai,
Sì, ti esponi e dici bisogna poi pagarle le persone, esatto. Perché non è che poi chi fa questo tipo di produzione ha anche il senso di responsabilità, che magari grandi case, tutto viene amplificato, sì. No, il sistema, quindi ci si può anche dimenticare. Ma torniamo a Presto farà giorno, i protagonisti di questo film, trama, sempre nei limiti ovviamente, certo. Perché sarà presentato a Roma verso il 20 marzo, sì. Però poi sarà presentato anche a Padova, presentato sì. A Roma perché è girato praticamente interamente a Roma questo sì. Film. Allora il film è stato girato interamente a Roma, è stato girato a cavallo del 2012-2013, il film parla principalmente, il tema è la solitudine. E affrontiamo questo tema attraverso i nostri tre personaggi che sono Loris, Nina e Mary, che con le loro fragilità e insicurezze rincorrono il bisogno di affermare la propria identità. Io dico sempre che questi personaggi cercano di uscire dall'ombra e da una solitudine interiore, però attraverso effimeri sogni, illusorie certezze, e questo li frena. Questo io al mia troupe dicevo sempre, è come un tavolo da biliardo, una pallina che scorre su questo tavolo e a seconda della sponda che incontra cambia direzione. E questo succede ai miei personaggi, cioè vanno in una certa direzione e a seconda delle persone che incontrano nel loro tragitto verranno influenzate positivamente o negativamente, però cambieranno tutte le loro decisioni e la loro vita stessa. Questo perché hanno una fragilità umana o è una solitudine loro, personale, individuale, una solitudine creata dal contesto in cui vivono, in cui la sponda in cui vanno a sbattere nel lancio della stecca? Guarda, Antonella, io credo che non siamo mai soli, realmente. Io credo che ci sentiamo soli. Ed è questo il problema più grande, perché se riuscissimo a renderci conto che in verità è uno stato d'animo che non è reale, perché questa solitudine effettivamente non c'è, perché se usciamo di casa possiamo avere il mondo a fianco a noi, possiamo comunicare con uno sconosciuto e passare delle ore stupende. Io penso che sia uno stato d'animo nostro che non ci permette di socializzare e di sentirci parte di un gruppo, parte di una società, e questo ci rende deboli. E i miei personaggi sono deboli. Affronti tematiche anche piuttosto delicate e le affronti con un realismo crudo, se vogliamo, crudo ma senza avere, credo, dei tratti, siccome ti conosco, proprio esagerati, senza caricarli, cioè ci sono tematiche forti, come, sì. Quali sono e come le affronti anche con, al di là con le battute della sceneggiatura, ma anche con l'uso della macchina da presa, perché poi si racconta anche attraverso il tipo di modo con cui si girano le scene. Sì, io infatti da questo punto di vista sono stato anche molto fortunato, perché ho avuto un produttore che ha creduto nel lasciarmi libertà totale da un punto di vista artistico con la macchina da presa. Questo è importante, perché molte volte ci sono dei produttori che vengono sul set con grande presenza, vedono delle inquadrature che effettivamente, viste da fuori, potrebbero sembrare quasi folli, lo dico seriamente, però in un progetto globale che uno ha in testa, dopo hanno un loro perché. E io ho utilizzato la macchina da presa come veramente un occhio esterno, un occhio nascosto che curiosava. Non ho voluto descrivere semplicemente la vita di questi personaggi, ma ho voluto far sentire lo spettatore parte in causa di quello che stavano provando emozionalmente i miei personaggi. E quindi se verrete a vedere il film, si vedranno delle inquadrature un po' particolari che aiuteranno a provare certe emozioni che i personaggi in quel momento stavano vivendo. È un modo anche per far coinvolgere il pubblico, che in qualche modo si possa identificare con i personaggi, quasi. Tu hai scelto delle tre vite, chiamiamole così, tre percorsi un po' accidentati, se posso usare questo termine, perché poi sono i percorsi accidentati che ognuno di noi si trova ad affrontare, quindi è anche un modo per dire è inutile che pensiamo tutti di essere sulla sponda del fiume, di cadere in acqua capita a tutti, esatto. E bisogna imparare a nuotare. Sì, sì, è proprio così. E poi ovviamente hai degli attori che in questo ti aiutano moltissimo. Io avevo la Chiara Caselli, per dire, che ci sono delle scene dove veramente no, io facevo altro che inquadrare i suoi occhi, e lei provava delle emozioni così forti che è inevitabile che te le trasmetta, e questo ti aiuta moltissimo. O la stessa Matilde Piana, che ha fatto l'anoressica, è un ruolo secondo me molto molto complesso, molto difficile. C'è stato un amore fin dall'inizio, quando abbiamo fatto il casting, e chiaro, certi attori ti danno molto e quindi diventa
facile lavorare con loro, diventa molto facile. Come si sceglie il casting? Spesso uno ha la sensazione che venga scelto sulla base del nome dell'attore accreditato, oppure come nel caso magari di film che vogliono essere, già la parola indipendente, no? Traccia e denota una connotazione specifica di un prodotto, vengono scelti sulla base di uno sguardo. Il mio è un piccolo progetto, quindi ovviamente i grandi nomi non ti affacci a poterli contattare realmente, perché o si innamorano proprio della storia, ma diciamo la verità non è molto semplice, oppure non entrano in un budget possibile. Per il resto, come hai detto tu, è uno sguardo. Io mi ricordo che ho fatto l'esempio di Matilde Piana, che ha fatto l'anoressica. Io credo di averla scelta in 8 secondi, cioè lei si è seduta, non ascoltavo neanche le battute che stava dicendo, ho guardato quello che mi comunicava e ho detto è perfetta in tutto per tutto. Oppure lo stesso, ho preso Ludovico Fremont, che ragazzo che tutti conosciamo per i Cesaroni, e gli ho dato una parte totalmente diversa, non gli avrei mai dato una parte simile a quella dei Cesaroni, gli ho dato una parte che è molto divertente perché è tutto l'opposto di quello dove siamo abituati a conoscerlo. E questo è... Sono questi azzardi che forse fanno la tua cifra stilistica? Sì, sì, te la devi un attimo giocare, secondo me, ci devi credere, devi rischiare qualcosina. Ti va di rischiare un paio di minuti che lasciamo al pazzo la pubblicità e poi torniamo in studio? Molto piacere, grazie. Torniamo tra pochissimo, grazie. Chi frequenta? Cosa dovrei fare? Starmene in silenzio, lasciare fare chissà quale cavolata? La famiglia si riempie di droga, io non ne so niente, ti sembra sempre tutto normale, sì, tutto normale. Hai bisogno d'aiuto. Sono pace. Che c'è in quella stanza? Perché sei così egoista? Farà giorno prossimamente, entro metà marzo, nelle sale cinematografiche di tutta Italia, ma noi abbiamo l'onore di avere qui ospite in studio Giuseppe Ferlito, che è il regista nonché un amico della redazione di Sette Gold. Innanzitutto ti ringraziamo di aver scelto il nostro studio per lanciare questo film. Presto farà giorno, abbiamo visto il trailer, insomma tematiche molto molto forti, molto, sì, molto dirette. Se dovessi in qualche modo così identificare la tipologia del tuo film, come lo collochi? È un film drammatico, ma che presto farà giorno, però. Che dà speranza, esatto, che dà speranza, perché io credo che, come discutevamo prima fuori onda, noi penso che in ogni strada sbagliata ci sia un motivo per poterla chiamare non sbagliata. E quindi lo stesso dei miei personaggi, nel senso che sì, apparentemente forse iniziano un percorso che
può sembrare fallimentare, può sembrare proprio sbagliato, come dicevamo, ma allo stesso tempo ti può insegnare, ti può riportare con più forza, con più determinazione, con più consapevolezza ad affrontare la vita. Io credo che dai grandi fallimenti nascano le grandi persone, dai grandi insuccessi si possa formare una persona. Ogni volta veramente che io guardo uno sportivo e vedo una finale, mi concentro sempre di più sulla reazione del perdente, perché il vincente hai già raggiunto tutto in quel momento. E anche nel caso del vincente c'è una buona dose di fortuna. C'è una buona dose di fortuna, ma hai raggiunto tutto, non hai scheletro in quel momento. Il perdente che va a casa, che si sente il fallimento sulle spalle, che si sente di non aver raggiunto quello per cui tutti si aspettavano che dovesse raggiungerlo, lì ti scontri contro un fantasma gigantesco, lì devi tirare fuori qualche cosa da te stesso e poter fare una crescita interiore che ti può fare un salto di qualità o ti può affondare. Però presto farà giorno, non necessariamente significa un lieto fine, non necessariamente se no. Cadi ti rialzi senza pagare un prezzo pesantissimo, perché la realtà ti pone di fronte scelte, diciamo così, accidentate, portano anche a esiti fatali. Sì. E tu non rinunci a evidenziare quello che succede nella realtà. Sì. È possibile realmente raccontare nel cinema la realtà? Perché questa frase è un luogo comune che si dice che la realtà supera la fantasia. Quando si racconta una storia in un film, tu da regista e da sceneggiatore, come va raccontata questa storia? Quali sono gli elementi per raccontare una storia, però farne un film? Guarda, domanda è difficile. E non fare un documentario, che anche... Ultimamente i documentari, no, sembrano aver scalzato i film. Io credo. Qual è la differenza? Vedi, approfitto della tua presenza per cercare di capire. Io credo che la differenza che sia che quando tu fai un documentario, tu scegli o vieni chiamato per raccontare una tematica, un'argomentazione, e tu devi raccontare quello che esiste. Io penso che quando tu vuoi realizzare un film, invece, penso che debba nascere da una necessità interiore, ossia l'artista, che sia lo sceneggiatore o il regista stesso, deve paradossalmente stare male se non ha l'opportunità di raccontare quella storia. È una cosa viscerale, una cosa di cui tu hai bisogno. Devi raccontare le emozioni, quindi. Devi raccontare l'emozione, ma deve essere così forte la necessità di doverla raccontare che non deve essere come un documentario che ti chiedono di fotografare. È proprio questo, di fotografare una realtà che esiste. Film devi vivere tu quello che tu vuoi. Hai qualche cosa che esiste dentro di te, che non esiste in natura, e hai un bisogno di esternarla. Infatti, quando a me, anche io insegno regia, e quando mi chiedono i ragazzi, l'idea, come nasce l'idea? E io dico, non nasce l'idea, ce l'hai già dentro. Devi solo tirarla fuori. Devi tirarla fuori. Se ce l'hai dentro, è qualcosa da raccontare. Se non ce l'hai, non cercarla. Perché. E come mai tu avevi dentro questa idea? Visto che tu prima raccontavi un po' la tua storia, sono anni che fai aiuto regia e non lo fai, l'hai fatto in Spagna ma non lo fai, insomma, per il signor nessuno, hai lavorato con quasi tutti i big, no, della cinematografia nazionale e internazionale. Perché la necessità della tua prima storia, tutta tua, di raccontare Presto farà giorno, queste tre storie di vite un po' disastrate, di queste palline sul tavolo da biliardo che vengono gettate da una sponda all'altra e poi forse riescono a trovare la strada per fare punto? Io penso che nasca tutto da un bisogno che io avevo di mettere ordine in un aspetto della mia vita. Il film è tratto da una storia vera, cioè mi sono ispirato delle cose realmente accadute nella città di Padova, nel parco di Tiglie sui Colli, e che hanno fatto parte anche della mia vita adolescenziale, avevo sui 20 anni. Io mi sono ispirato a quello inizialmente, e era, come dicevo prima, un bisogno, nel senso che era qualcosa che io volevo raccontare, che avevo vissuto, che avevo somatizzato, che avevo assimilato e che mi sarebbe piaciuto raccontare e far provare quell'emozione allo spettatore. Perché l'hai raccontata questa storia girandola a Roma e non girandola a Padova? Tanto più perché colgo l'occasione che qualche giorno fa Carlo Verdone, con cui tu hai lavorato, tra l'altro anche lui reduce, no, del successo, della grande bellezza, e quindi di questo Oscar a Paolo Sorrentino, Tony Servillo, che è ritornato al cinema italiano, Carlo Verdone diceva: io adoro Roma, ma ormai Roma l'abbiamo raccontata, descritta, fotografata, ripresa in tutti i modi, sarebbe ora di girare delle scene in altre parti d'Italia.
Italia, quindi, perché il cinema non si fa più negli studios, ma si deve fare lungo e largo per l'Italia. E perché tu hai scelto invece di girare a Roma? Allora, partendo dal presupposto che sono d'accordissimo con Verdone, e io vorrei girare nella mia città. Questo sarebbe il mio più grande desiderio. Io, infatti, il prossimo film mi piacerebbe. Non il prossimo, perché mi sa che sarò in Canada a girare, però quello dopo mi piacerebbe girare a Padova. E noi come troupe sempre disponibili a venire al tuo fianco, anche in Canada. Mi sarebbe un piacere, mi sarebbe un piacere. Io credo, Antonella, che il film a un certo punto, come personaggio, prenda una propria realtà. Ossia, tu, scrittore, diventi uno strumento di un'emozione che sta prendendo vita e sta nascendo e disegnando la propria forma da sola. Io non so dirti il perché, però mentre scrivevo, di notte, perché io scrivo solo di notte, a un certo punto la caratterizzazione dei miei personaggi e la città sono diventati Roma. Stavi scrivendo a Padova? Stavo scrivendo a Padova. Mm. Stavo scrivendo a Padova e... Forse perché hai studiato a Roma, forse perché vivevo a Roma, anche a Roma. In quel periodo vivevo spesso a Roma, ero a Padova solo a trovare i miei genitori, sì. Forse condizionato da questo, perché erano gli anni proprio dove ero stabile a Roma. O forse serve magari ambientare una storia in un'altra realtà per distaccarla dal vissuto vero a cui ti ispiri anche e magari poter rielaborarla e rielaborare le emozioni che questa storia ti ha, decantarla un po'. Ma può essere? Può essere anche questo, pensa che ero tanto condizionato, ero tanto sicuro che il film dovesse svolgersi a Roma. Ma che quando incontrai l'attore protagonista Valerio Morigi, lui con un accento neutro totalmente mi rappresentò il personaggio. Io lo ascoltavo e dicevo: bene, però adesso prova a farmelo con una minima di cadenza romana. Quindi sono romani i tre protagonisti. E quando l'ho ascoltato che parlava con questo piccolo accento romano, ho capito che doveva farlo così. E infatti sono romani. La verità è che era lo stesso film in qualche modo che me lo chiedeva, in verità. Forse perché con questo accento riescono a esemplificare meglio il dramma che tu volevi comunicare. Sì, secondo me si sposava molto meglio con non le emozioni che io volevo dare. Siamo anche un po' abituati che certe realtà possono essere espresse soltanto a Roma, Milano, e se fosse stato un personaggio di un territorio locale, poteva essere meno credibile, non so, magari uno dice, beh, a Padova questo non può succedere, sai, per quei retaggi. Io non mi sono fatto condizionare a questo, so che dei colleghi magari... Sì, perché spesso no, c'è questo tipo di idea, come qui è tutto ordinato, tutto pulito, qui non succede nulla, in realtà... anche qui abbiamo delle situazioni che meno evidenti possono essere anche più drammatiche, poi, notevolmente. Più sole anche. Sì. Perché c'è una coralità nel disagio, secondo me, nelle grandi città, sì, che invece nelle piccole città è un po' come la polvere che si nasconde sotto il tappeto. Non so se questa è la mia idea. No, hai ragione. Però il film uscirà anche a Padova. Assolutamente sì, il 20 a Padova, io credo che sarà a quello che è il cinema di Limena, lo sapremo tra qualche giorno, comunque penso che sarà lì, uscirà a Padova, uscirà in tutta Italia, no? Siamo contenti, hanno lavorato molto bene come... E l'emozione dell'opera prima, di questo debutto? Con un curriculum che, insomma, di set tu ne hai frequentati, e come, però questa è l'opera prima. Sì, questa è l'opera prima, ma Antonella, sai che sono contento sinceramente da un punto di vista globale, nel senso che per tutte le persone che hanno lavorato, come dicevo prima, ci sono dei film che non escono mai, tutti diamo il 100% in una produzione cinematografica, c'è un lavoro durissimo alle spalle, è veramente un peccato che rimanga un DVD nel cassetto del regista o del direttore della fotografia. Con la TV digitale, adesso spezzo un'altra lancia, in cui i canali si sono moltiplicati, in cui serve comunque materiale da mandare in onda, questi film che rimangono nel cassetto non potrebbero trovare un canale sperimentale di visione? Ma magari. Perché invece magari. Che riproporre sempre le solite cose già viste, cioè, visto che noi accendiamo la TV e vediamo sempre questi prodotti, nel bene o nel male, poi uno decide se sono belli o meno, sarebbe interessante creare un canale digitale, cioè per tutti i film, sì, per tutti i film mai nati. Questa è un'idea bellissima. Lettera, allora facciamo una lettera agli editori televisivi. Ascoltate. Facciamo un canale, tutti questi film mai nati, che a mio avviso un po' come i libri, che se non sono tra i best seller nelle grandi librerie nessuno li compra. Se tu vai nelle piccole librerie, inizi a scavare, magari vai nello scaffale in fondo, trovi delle cose che sono una meraviglia a leggere, di sconosciuti, ma sono di una innovazione letteraria. Io, almeno questa è la mia esperienza personale.
Hai perfettamente ragione, sarebbe stupendo avere un canale del genere. Non so da un punto di vista realmente produttivo che limiti ci siano, non lo so perché non è Sarebbe il mio campo, bello. però sarebbe interessante, bello, utile e soprattutto permetterebbe ai giovani di vedere un nuovo cinema che non hanno accesso a. Sì, perché sai il pubblico che poi decreta il successo di un'opera, però facciamo vedere tutto quello che È offre, vero. non solo una selezione. È vero. E questo incentiva anche le persone. Tornando a una cosa che io dico sempre ai miei alunni, la cosa più difficile è mettersi il foglio davanti e iniziare a Eh sì. scrivere, soprattutto perché nel mio caso, come nel caso di tantissime persone, non te lo chiede nessuno. Quindi se sei molto famoso, molto Sì, certo, e te lo riconosciuto, chiedono in te lo chiedono. continuazione. Ma se no sei tu con un foglio, Sì. una penna e inizi a E lo fai scrivere. solo per dare sfogo alla tua anima, poi alla fine. Sembra una Esatto. forma di psicoterapia Io autodafè, quando tornavo a casa alle 5, 6 del mattino, magari ero stato a scrivere in giro e guidavo in macchina, veramente molte volte mi chiedevo: ma sei un folle, cosa stai scrivendo? Cioè, non puoi impiegare il tuo tempo in maniera diversa, perché non sapevo se mai qualcheduno poi avrebbe creduto nel però questa è progetto. vita, questa è Però emozione, questa è questa umanità. te la L'uomo è giochi. fatto di queste cose, non è fatto solo di cibo Sì, e di e di certezze. denaro e di certezze. È vero. Parlando delle tue tecniche di ripresa, tu un po' ci hai anticipato, qual è il segreto? Cioè, cos'è che troviamo guardando il tuo film che lascia perplessi, potrebbe lasciare perplessi? Allora, io ci sono vari modi per studiarsi un film. C'è chi arriva sul set, le idee molto chiare, c'è chi lo studia a tavolino con uno storyboard dettagliato. Io diciamo, mischio le due cose, cioè ho preparato il film in mente nel momento in cui lo scrivo. Non riesco a scrivere una scena se non la immagino in Però inquadrature. poi la plasmi. Però poi la plasmo a seconda della location dove mi trovo e a quello che mi dà l'attore, perché inizialmente faccio delle prove con l'attore e gli chiedo di essere libero nei suoi Quindi tu movimenti. riconosci una grande anche creatività e autonomia all'autore, Totalmente, all'attore. all'attore, totalmente. Io non gli dico dove mettere la macchina da presa, gli dico muoviti come ti sentiresti comodo di E poi tu muoverti. A scrutti con. seconda, se vedo qualcosa che mi affascina da rubare, allora posso assecondare dei suoi movimenti. Se invece non mi convince, sono io che gli detto ogni singolo movimento. Gli dico per me non funziona come tu stai facendo, falla così e gliela racconto. Visto che tutti facciamo filmini ormai, facciamo video, no? Vero? Grazie alla strumentazione, questo è un bene o un male per il talento, la creatività, la capacità di assorbire il linguaggio dell'immagine, quindi porta più persone al cinema. Io penso sia un bene, nel senso che una volta veramente, prima che un ragazzo potesse avvicinarsi a realizzare un piccolo video, era quasi impossibile. Ci volevano macchine, di amici, il montaggio, era veramente complicatissimo. Oggi con un iPhone semplice possiamo fare dei Lo piccoli metto in filmati, YouTube lo e lì. metti in YouTube e io sinceramente ho visto delle cose di ragazzi giovani, un po' matti, scapestrati, che realizzano delle cose molto interessanti da cui prendere E spunto poi rielaborare. e poi rielaborare. Quindi io so, la creatività sotto qualsiasi forma dico sempre sì, La grande grazie. bellezza, questo Oscar. Che film, ti dicevo prima fuori onda che ho letto un po' di recensioni, critiche, allora c'è chi lo celebra come questa grande opera, visto che racconta Roma, quindi c'è una certa Certo. analogia con il tuo film, e chi invece dice che è una sorta di minestrone con riferimenti a Fellini, con riferimenti, tra l'altro proprio Sorrentino ha ringraziato Sì. Fellini, i Talking Heads e anche Diego Armando Maradona. Maradona. Tu che idea hai di quest'opera? Io ho l'idea che prima di tutto bisogna dirgli grazie perché è un film che ci porta a vincere un Oscar, a riconquistare un po' di riconoscimento all'estero, cosa che negli ultimi anni abbiamo perso. Secondo me bisogna solo che ringraziarlo. Il regista è ipertalentoso e su questo non sono io a dirlo, voglio dire, sono le immagini che lo confermano. Si avvalla di attori e di una squadra di grandissimo livello, quindi ci sono tutti i presupposti e poi c'è genialità. È vero, come dici tu, c'è chi dice. Però io ho trovato che ci sia solo una citazione di Fellini, perché in quella dimensione onirica, parossistica, caricata. Poi però Fellini rimaneva in una dimensione onirica. Qui C'è invece c'è un attaccamento alla realtà molto forte, molto sarcastico un attaccamento anche. diverso da quello che faceva Fellini, sarcastico, più duro, più cinico, secondo E me, con a dei primo riferimenti acchito. chiarissimi a episodi della Esatto, vita nazionale, non a abitudini degli a italiani. riferimenti molto chiari, però
È ovvio, se poi uno vuole trovare dei riferimenti, li trova, perché ad esempio questo amore, questo attaccamento alla descrizione di Roma è molto felliniano, perché lui era, nonostante non fosse romano, era totalmente coinvolto da Roma. Sì, e però la dolce vita di Roma, che non esiste più. Assolutamente, oggi non esiste è la più. Dolce vita in decadenza, che totalmente. Mi sembra che Sorrentino descriva. Benissimo. Che è la decadenza della vita in generale, non solo dell'upper class. Sì. È un progetto io penso che sia molto intelligente questo film. Ma perché secondo te ha ricevuto l'Oscar? E che immagine dà di Roma e dell'Italia questo film nel mondo? A Los Angeles, visto che insomma tu a Hollywood ci vai. Io penso che abbia vinto l'Oscar perché è riuscito a toccare certe emozioni che soprattutto gli statunitensi vivono fortemente. Cosa voglio dire? Che paradossalmente questo film, a mio avviso, può colpire di meno un italiano che conosce bene questa realtà, ma affascina in maniera incredibile un americano. Ma lo affascina perché dice guarda come sono ridotti, o lo affascina perché trova comunque in questo pseudo sfascio anche la capacità di risollevarsi, la capacità di prendersi anche in giro, che credo sia una caratteristica tutta italiana. Per questa versione che hai dato adesso tu, per questa seconda versione, l'americano vede sì un paese, allora intanto quando un paese decade vuol dire che era un grande paese, se no non puoi decadere, no, e l'Italia era un grande paese e tutti lo sanno. E secondo me tuttora resta un grande paese per le risorse che esatto, ha. E poi come dici tu, quando decadi puoi sempre risollevarti, allora c'è una vitalità in questo processo fallimentare apparentemente, da essere una grandissima potenza a crollare ma poter rinascere in qualsiasi momento, anche perché il mondo intero ci riconosce una genialità. Ma quindi presto farà giorno e Sorrentino quasi c'è nel cinema italiano la voglia, attraverso il cinema, attraverso questo linguaggio comunicativo, di dire la creatività italiana non è decaduta, esiste ancora, date solo voce, ascoltateci e guardateci, anche nella capacità tu di raccontare delle storie molto forti, Sorrentino altrettanto, magari in una chiave un po' più grottesca, un po' più da nani e ballerina. Sicuramente, sicuramente, almeno ci proviamo, noi italiani abbiamo questa caratteristica, ci proviamo sempre, siamo dei lottatori credo. Allora, ricordo, Giuseppe Ferlito, regista di Presto farà giorno, presto nelle sale di tutta Italia, a partire dal 17, 18, 20 marzo. Dal 20. Ecco, dal 20 marzo possiamo vederlo anche a Padova, onora regista padovano, insomma, vedete, cioè, non c'è solo Contarello che si è portato a casa l'Oscar, ma la creatività cinematografica, nonostante i film siano girati a Roma, è anche made in Veneto. Sì. Facciamo un po' un discorso di campanile fine a se stesso. Ringrazio Giuseppe Ferlito. Grazie Antonella per il tempo che hai dedicato a questo piccolo film. Grazie a te, perché insomma abbiamo lavorato insieme in produzioni televisive, è ed è veramente un'emozione averti qui oggi con un film che esce nelle sale, insomma. Grazie di cuore. Ti accompagno a Los Angeles a prendere gli Oscar tra qualche anno. Ringrazio Giuseppe Ferlito, ringrazio voi per averci seguito anche questa mattina, torniamo domani mattina e durante la giornata all'edizione del TG. Grazie, arrivederci.